Fino al 6 settembre i grandi nomi dello spettacolo tra musica e teatro tornano in Costiera Amalfitana, ospiti del festival sui sentieri degli dei, oltre 40 appuntamenti in programma. E ora il teatro, la musica e la cultura, protagonisti grandi nomi dello spettacolo che sono ospiti del festival sui sentieri degli dei. Ci dice di più Francesca Coppola. Tenuto a battesimo da Alessandro Siani e Andrea Sannino, andrà avanti fino al 6 settembre il Festival sui Sentieri degli Dei, che porta ad Agerola più di 40 appuntamenti di musica e teatro. Tra gli ospiti che hanno calcato nelle ultime settimane il palco della Colonia Montana e quello del settecentesco Palazzo a Campora, Elio con un omaggio a Iannacci. Poi nel fitto cartellone Henry De Luca, Mariano Rigillo, Corrado Tedeschi, Marisa Laurito, Sal Da Vinci, Fabrizio Moro, Ermal Meta. Serata affollatissima di spettatori, quella che ha visto protagonista Nicola Piovani, del comune incastonato tra alture boscose che degradano sulla costa amalfitana, ha portato il suo tour La musica è pericolosa, in cui brani celebri e inediti si alternano al racconto autobiografico degli incontri con De André, Fellini, Magni. Tra gli ultimi appuntamenti del festival, quello con la comicità di Gene Gnocchi in Se non ci pensa Dio ci penso io, spettacolo che miscela divertimento, satira e amarezza. Domani fa tappa in Colonia Montana a Risa con il suo Ortica Tour nel live dalle 21, gli ultimi successi tra cui il Sanremese Potevi fare di più. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it.